Benvenuti amici di Fage Network, siamo qui con il nostro ospite Valerio Nuara, lo scrittore del libro Portami alla vita. Allora, ciao Valerio! Ciao ragazzi, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli amici di Fage Network e eccoci qua, finalmente Ci siamo riusciti! il romanzo è stato pubblicato e sono molto soddisfatto perché è stata un'opera che comunque mi ha portato via 2 anni di scrittura e di ricerche. Ok, quindi parlaci di romanzo un po', di cosa tratta? È un romanzo fondamentalmente di fantascienza, sono partito da una notizia di cronaca di 2 anni fa. Mark Zuckerberg insieme a Stephen Hawking progettavano un viaggio interstellare su Alpha Sì. Centauri, il sistema più vicino al nostro sistema solare. E da questa notizia ho romanzato, ho creato 3 personaggi, 2 sono amici, si conoscono, il terzo è un ragazzino che ha scoperto un modo per ripulire gli oceani dalla plastica. Quindi è un romanzo che parla sia di un viaggio spaziale che di una situazione sulla Terra stretta sulla morsa dei cambiamenti climatici. Quindi Valerio, parlami dei personaggi principali. Diciamo, io ho scelto 3 protagonisti, ero indeciso se raccontare il libro in prima persona o scegliere 5, 7, 10 protagonisti, poi ne ho scelti 3. Due sono un ragazzo e una ragazza che sono amici dall'infanzia e il terzo, come anticipavo, è questo ragazzino di 20 anni che è un piccolo genio. E questo primo volume si intitola Separazioni. Questa sarà una saga, Portami alla vita. Separazioni è un tema che si evince anche già dalla copertina, come possiamo far vedere. Ognuno di loro ha uno sfondo di colore diverso che rappresenta poi le stelle, il sistema triplo di Alpha Non so se Centauri. notate. Ognuno di loro ha caratteristiche diverse. A quale pubblico ti vuoi rivolgere? Diciamo che mi rivolgo al pubblico dei millennials, i cosiddetti millennials, ragazzi tra i 20 e i 30 anni, appassionati di fantascienza, ma anche alle persone più grandi, perché comunque sia, è sempre un modo per riflettere su quello che ci sta accadendo in questo momento, sulla Terra, dove stiamo Certo, andando e dove ormai. potremmo andare a finire. Capito, capito. E qual è il messaggio, diciamo, principale del libro? Qual è il messaggio che vuoi mandare ai tuoi lettori? C'è un messaggio sottinteso che è principalmente quello di far riflettere, di proporre soluzioni sulla condizione ambientale che stiamo vivendo. E poi una visione personale su quello che ci potrebbe essere al di fuori del nostro sistema solare. Certo, ho capito. Allora, leggendo il libro ho notato una certa somiglianza con R.R. Martin, il libro di Game of Thrones, che nella struttura dei capitoli nel tuo libro è molto simile. Sì, Non so se. attualmente io sto leggendo Il Trono di Spade e la struttura dei capitoli che Martin comunque dà ad ogni libro, e poi lì ci sono tantissimi personaggi, mi ha influenzato molto e mi piace questo suo modo di scrivere, anche il fatto di parlare al passato remoto, comunque sia di raccontare come se tutta la storia fosse Certo. antica, antecedente a quello che stiamo vivendo adesso. E dare ogni capitolo il nome del protagonista di quel capitolo mi aiuta anche a non far scoprire cosa Certo, succederà. assolutamente, assolutamente. Allora, Valerio, come ci dicevi prima, hai già detto che è una trilogia. E quindi, ma secondo te potrebbe essere uno spunto per una serie TV, magari un film? Magari, Che magari me lo pensi? auguro, perché il mio sogno è quello di far diventare questa storia un prodotto televisivo, magari una serie TV con delle puntate, con più stagioni. Come anticipavo, questo primo volume si chiama Separazioni, e le separazioni sono anche nei rapporti umani, separazioni fra due amici, fra due amanti, fra un padre e un figlio. E credo che ne possa nascere un prodotto di successo anche in TV o in streaming. Certo, come no? Allora Valerio, prima di concludere, volevi chiudere con qualcosa dicendo ai nostri spettatori? Io ne approfitterei per leggere una frase che ho scritto sul retro della copertina, che racchiude il tema portante del libro. Yaomi osservava incredula gli effetti della mancanza di gravità. Così provò ad alzarsi e in un battibaleno lo raggiunse, con ampie capriole che li fecero urtare l'uno contro l'altra. Sembravano come due ragazzini che avevano appena scoperto un nuovo modo di giocare, un breve momento nel quale la spensieratezza aveva preso il posto della paura. Ok, grazie mille Valerio.
Ragazzi, per chi volesse comprare il libro, si può trovare sia in libreria chiedendo della casa editrice Argento Vivo Edizioni, o su Amazon o su Unilibro, che metteremo il link qui sotto in descrizione. Se volete seguire l'autore, lo potete trovare sulla pagina Portami alla Vita, sempre nel link qui sotto in descrizione. E niente, grazie mille, Io vi grazie ringrazio. Valerio, grazie ragazzi, al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti!